fa freddo, io oggi mi sono messo fuori per fare un nuovo video. Ragazzi, in questo video parleremo di una cosa tanto importante. In diretta dall'impianto, oggi utilizzeremo questa. Ragazzi, ho già fatto tutte le misurazioni, dico, siamo a fine giornata, vedrete amperaggi bassi, 3A, 4A. Amperaggi bassi, qua arriviamo di picco ad oltre 10 ampere, perciò ringraziamo Dio, l'impianto prosegue alla grande, lo vedete dietro di me. E niente, vi lascio con le immagini, ragazzi. Vedrete che il controller, il mio conta kilowattora nuovo che ho dovuto aggiungere, perché ovviamente, come sapete, se seguite i miei video, gli inverter della POV MR5.5 non hanno questo benedetto cotta kilowattora, perciò l'ho dovuto mettere esternamente. Che palle! Comunque, andiamo a vedere quant'è preciso quello strumento, perché tutti mi hanno detto questo strumento è più scarso degli scarsi, è a basso costo, perciò sbaglia a fare le letture. No. E ora vedrete. Via! Mi ha dato le stesse identiche letture che mi dava il mio strumento, ragazzi. Il mio strumento conta kilowattora. Perciò quei 4100 e passa erano 4100 e passa. Perciò 4 kilowatt e 100. Perciò il mio impianto con 10 pannelli in questo momento arriva a produrmi come picco, e siamo in inverno. Guarda, c'è un freddo cane e io oggi ho una produzione, ragazzi, che è eccezionale. Ripeto, eccezionale. Nonostante abbia ancora il boiler a resistenza, quello vecchio, riesco a riscaldarmi l'acqua, riesco a fare tutto ciò che voglio, libertà energetica. Però, sottolineo, come ho detto in passati video, ho dovuto avviare il contatore qualche volta. L'ATS ha modificato la predisposizione dell'impianto, ho distaccato, isolato il mio impianto off-grid e sono passato con il contatore. Ragazzi, 4200 watt. Produzione attuale. 11 ampere 9, 12 ampere. Aspetta che collego la pinza amperometrica, aspetta. 12 ampere 6, 12 ampere 5. Eccoli qua, ragazzi, tutto vero, tutto reale, non si scherza, ragazzi, guarda, guarda, ora 12, guarda, non si scherza, ragazzi. Perciò il mio impianto con pannelli da 360 watt riesce a produrre in inverno anche 4200 watt, 11 ampere 9, guarda, 11 ampere 9, guarda. 12 ampere, grande Fox, grande, grande, grande. Ragazzi, ecco quanto produce un impianto solare fotovoltaico, o meglio, il mio impianto fotovoltaico. Sta producendo 3800 watt, eccolo qui, 11 ampere, guardalo, guardalo, guardalo. 8 e 8, 9, vedete che sta salendo di nuovo, 10. 10, sta salendo di nuovo, 10 e 5, 10 e 4, 10 e 6, scende, c'è una nuvola, perfetto, perfetto. Oggi si mangia e ci si riscalda come sempre con il sole, ragazzi, con il sole.
Eccoli qua, aspettiamo il picco che dovrebbe arrivare e tanto soddisfatto. Acqua calda in riscaldamento, batteria in fase di carica, inverter soffia aria a manetta perché ovviamente tutto sta lavorando. Eccolo qui, 37 ampere corrente di carica. Input fotovoltaico 3,43. Cari ragazzi, produzione odierna, 17,37 kWh. Batteria, carica, acqua riscaldata, utilizzo di tutto ciò che ci è servito in giornata fatto. Ricarica monopattino elettrico fatta, soddisfatto sempre di più. Come avete visto ragazzi, lo strumento mi dà la corrente che c'è. Ci può essere un errore approssimativo di 0,01, ma che cosa mi interessa ragazzi, cioè non mi è indifferente un errore di questi.